Poracci, ormai solo risposte sbagliate è diventato il ricettacolo dei videogiochi giapponesi più assurdi di sempre. E io torno a primeggiare in velocità, riconoscendo al volo l'esclusiva 3DS Mr. Jean and Dangerous 1000 Evil Friends. Titolo tradotto un po' alla buona, ma altrimenti impronunciabile. Anzi, visto che ci siamo, due risposte sbagliate proprio per palati fini. Il titolo originale, Densetsu no Kozuge. Chissà in quanti la capiranno. E la sua traduzione ufficiale, Super Merdari. Complimenti. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai ripetere le cose due volte. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, perché riaccenderemo le speculazioni su un attesissimo ritorno in casa Nintendo. Commenteremo un brevetto depositato da parte di Sony, che sembra intenzionata a ripescare delle periferiche ormai abbandonate, e daremo l'ennesimo, dolorosissimo addio a Wii U. Tutto in un'unica puntata, proprio per questo vi invito a prepararvi emotivamente e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social, trovate link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Abbiamo finalmente il primo filmato di vero gameplay di Pac-Man World. E questa versione aggiornata dell'iconico platform apparso per la prima volta su PlayStation 1 promette sempre meglio. Vabbè, ormai lo sapete, probabilmente quello di Pac-Man World è l'annuncio che più mi ha gasato in assoluto del Direct della scorsa settimana e sono felicissimo di vedere che Bandai Namco, anche per questa remaster al limite del remake, si sta muovendo parecchio bene. A parte l'impianto grafico ricostruito da zero, il gioco rimane sostanzialmente quello di 20 anni fa, ma ci sono tante migliorie pensate per modernizzare l'esperienza senza stravolgerla. Nel video di cui vi lascio il link in descrizione si parla di un nuovo HUD pensato per tenere d'occhio con facilità tutti i collezionabili raccolti, una sorta di planata per aiutare nelle sezioni platform più complicate che sono state in parte riscritte per evitare cadute dettate da collisioni imprecise, e poi nuove abilità come il Mega Pack e anche alcuni elementi ripresi dalla versione GBA del titolo. Il 26 agosto è praticamente dietro l'angolo. Voi poracci pensate di prendere questo Pac-Man World? Nonostante il capitolo Smash si sia chiuso ormai l'anno scorso, Masahiro Sakurai rimane uno dei nomi più amati dai fan Nintendo e ogni sua mossa suscita una curiosità senza pari. Ad esempio, ieri il game designer ha postato una foto della sua retrocollezione di videogiochi su Twitter che ha generato una quantità di interazioni impressionanti. Quando i Sakurai Direct si svolgevano direttamente dall'abitazione di Sakurai, avevamo avuto uno sguardo sul suo immenso gaming setup, ma ora vedere un tale ordine di cartucce scalda veramente il cuore. Per me la vera chicca sono le U-card del PC Engine riposte maniacalmente in un album plastificato e anche due armadietti ufficiali del Super Famicom. Sarebbe bello avere un tour completo della collezione di Sakurai, non pensate? Per l'angolino, gli amanti dei JRPG, abbiamo sia buone che cattive notizie. Partiamo dalle buone. Il gioco che ricorda pericolosamente una bestemmia, Diofield Chronicles, uscirà il 22 settembre e in Giappone il titolo sarà preceduto da una demo che verrà rilasciata il 10 agosto. Come al solito la demo permetterà di portare i propri salvataggi sul gioco finale e speriamo che venga distribuita anche in Occidente. L'ispirazione verso Final Fantasy Tactics è palese, il titolo poi ricorda molto anche il recente Triangle Strategy, ma c'è qualcosa che ancora non mi convince appieno per quanto riguarda l'art style. Voi poracci che ne pensate di questo nuovo JRPG targato Square? Molto più promettente è invece Sea of Stars, il prequel di The Messenger, un gioco che abbandona l'impostazione da action a scorrimento laterale per abbracciare appieno il gameplay e l'estetica dei JRPG dell'epoca 16-bit. Il rimando a Chrono Trigger è palese, però purtroppo dovremmo aspettare più del previsto. Il team ha annunciato ufficialmente che il gioco è rimandato al 2023. Un vero peccato, ma speriamo che questi mesi in più servano al team per confezionare un prodotto di tutto rispetto. Poracci, tenete d'occhio Sea of Stars, mi raccomando. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Sebbene per il 2022 si possa tranquillamente pensare che Nintendo abbia già svelato gran parte delle sue carte, continuano ad affiorare rumor e indiscrezioni su dei possibili annunci a sorpresa. Presto faremo il punto della situazione in un video dedicato su tutti i rumor che circolano in questi giorni e di quali possiamo fidarci. Però intanto ve la butto lì.
si è ricominciato a parlare di un ritorno di Donkey Kong. Ora, chiariamoci, sentiamo parlare del possibile ritorno di Donkey Kong da più di un anno e tutti i rumor si sono concretizzati in un nulla di fatto. Si parla insistentemente di un DK sviluppato da Nintendo APD, il team dietro a Mario Odyssey, che dopo aver finito i lavori sul gioco del 2017 avrebbe iniziato a produrre un nuovo gioco dello scimmione, però dal taglio sperimentale. Si pensa a un ibrido in 2.5D. A questo punto credo però che i rumor abbiano sì una base di verità, ma che abbiano intercettato sul nascere l'inizio di progettazione di un titolo che non è detto vedremo fra poco. Magari potrebbe essere stato messo in pausa per dare priorità ad altri progetti, o che magari è stato completamente accantonato. In questi giorni si è tornato a parlare del nuovo gioco con protagonista DK perché Nintendo ha fatto una mossa abbastanza inusuale. Come da pratica per tutte le proprietà intellettuali, ha rinnovato il copyright di Donkey Kong, includendo però dei riferimenti prima assenti, che citano programmi scaricabili per device portatili e console elettroniche. Il che può significare tutto e niente. Magari la grande N si sta preparando per rilasciare dei classici appartenenti al passato, che ne so, Donkey Kong 64 all'interno del pacchetto aggiuntivo, o chissà, questa dicitura potrebbe fare riferimento alle tecnologie utilizzate all'interno del Super Nintendo World, il parco divertimenti che presto vedrà l'arrivo di una nuova area tematica dedicata proprio a Donkey Kong. Fossi in voi, quindi ci andrei piano con le aspettative, e con una seconda metà dell'anno sempre più affollata e il film di Mario in arrivo nel 2023, non riesco proprio a vedere lo spazio necessario per l'uscita di un Donkey Kong. Ma si sa, con Nintendo mai dire mai. Secondo voi, poracci, cosa possiamo aspettarci da questo rinnovo del copyright? E visto che si parla di potenziali ritorni dal passato, andiamo dalle parti di PlayStation, perché un recente brevetto ha riacceso le speculazioni intorno alla volontà da parte di Sony di lavorare per un'emulazione PlayStation 3 nativa su PlayStation 4 o, molto più probabilmente, su PlayStation 5. Uno dei più grandi limiti della nuova offerta del PlayStation Plus è quella di proporre il catalogo PS3 soltanto in streaming tramite il cloud. La terza PlayStation è notoriamente una delle macchine più difficili da emulare di sempre, a causa di un'architettura interna estremamente peculiare che già all'epoca della sua commercializzazione creava non pochi problemi ai team che decidevano di sviluppare su console Sony. Con questo brevetto però sembra che Sony sia intenzionata a trovare un modo di garantire la compatibilità di numerose periferiche ormai fuori produzione con i suoi hardware più recenti, proprio per consentire l'emulazione nativa di giochi che richiedevano l'utilizzo del Move, l'iToy e del PlayStation Mouse. Nel diagramma compare anche una PSP Go e un Legacy Card Reader, chissà, forse un lettore delle vecchie memory card. È probabile che questo sia solo un brevetto teorico per emulare internamente le funzioni di queste periferiche, molte delle quali poi si interfacciavano direttamente con PlayStation 3, e non il tentativo di Sony di rispolverarle concretamente, ma è interessante vedere come i grandi publisher stiano finalmente iniziando ad affrontare in modo serio e sistematico il problema dell'accessibilità dei vecchi hardware e software. Certo, l'intento è quello di monetizzarci sopra sempre e comunque, ma l'idea di spingere sempre di più verso l'idea di un'emulazione ufficiale regolamentata a me non dispiace a prescindere. Voi poracci cosa ne pensate? Ma chiudiamo invece con una brutta notizia, perché il passaggio al digitale porta con sé sì tanti vantaggi, ma anche parecchi contro. Prendete ad esempio la notizia della chiusura degli shop digitali di 3DS e Wii U. La sparizione di questi store porterà all'inaccessibilità di tantissimi titoli pensati solo per la distribuzione digitale e non solo. E a questo si aggiunge una decisione importante presa da Ubisoft proprio in questi giorni. Il colosso francese ha infatti deciso di staccare la spina a 15 giochi vecchiotti che, a partire dal 1 settembre, vedranno il cessare di tutte le funzionalità online ad essi associate. Tra le illustri vittime figurano nomi del calibro di Far Cry 3, titoli della serie Assassin's Creed e anche Splinter Cell Blacklist. Per quanto riguarda il mondo Nintendo, ad essere colpiti saranno tre giochi Wii U in particolare. Si tratta di Assassin's Creed 3, che perderà completamente il multiplayer online, Rayman Legends e anche Zombie U. Mentre per i primi due titoli alla fine esistono delle remaster su Switch, la situazione Zombie U è più complicata. Il titolo è stato infatti portato anche su Xbox One e PS4, ma la versione
versione per console Nintendo era l'unica a conservare delle particolari funzioni online che permettevano di sperimentare una sorta di multiplayer asincrono dove i cadaveri dei giocatori potevano apparire nelle partite di altri utenti in versione zombie. Chiariamoci, non è un qualcosa di così fondamentale e sicuramente saranno pochissimi i giocatori ancora attivi su queste piattaforme inclini a giocare online i 15 titoli che verranno abbandonati da Ubisoft, però è giusto ricordare tutto quello che comporta il passaggio al digitale e al gioco online. Ormai dalla chiusura del Miiverse fino all'eventuale abbandono dell'eShop in arrivo il prossimo anno è iniziato l'inesorabile abbandono di una console che in futuro non potrà più esprimere il suo vero potenziale, ma già adesso è castrata. Uno scenario forse non preoccupante per molti, ma sicuramente triste. Non trovate? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera per una live celebrativa per aver raggiunto i 25.000 iscritti qua sul canale, altrimenti ci vediamo domani con un nuovo video. Voi, mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Donke, Michele Yu, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Sono Michele, ma potete chiamarmi Poro. Poro Michele.